Non ha bisogno di presentazioni Antonio Pompeo, per 5 anni alla guida della città di Ferentino. Terminato il mandato, il primo cittadino uscente ha incontrato la cittadinanza per fare un bilancio di quanto fatto e soprattutto per intercettare le esigenze della comunità. È più che una presentazione, vuole essere un momento per condividere con tutti gli amici e cittadini della mia città il lavoro fatto insieme in questi 4 anni. Una grandissima partecipazione, grandissimo affetto. Questo a testimonianza che quella luna di miele che di solito nel corso degli anni si affievolisce tra chi amministra e gli elettori non è venuta meno, anzi continua un grande affetto, un grande legame con la mia cittadinanza, frutto dei tanti risultati ottenuti sul campo, di tante le opere, delle tante opere realizzate, dei servizi portati nella nostra città. Tanti risultati raggiunti in questi 5 anni di amministrazione, ma ancora c'è da fare. Ne è convinto il sindaco uscente, che crede nell'apporto indispensabile della cittadinanza. Vogliamo partire e ripartire da quest'oggi, fare la sintesi dei tanti risultati ottenuti per la nostra città e soprattutto condividere insieme a tutti i cittadini quello che deve essere il futuro della città di Ferentino. Programmare insieme possiamo farcela e sono sicuro che ce la faremo grazie all'apporto e all'affetto delle tante persone della mia città. Traguardi raggiunti grazie ad un gioco di squadra, la stessa per 5 anni. Una continuità di intenti e di lavoro che ha permesso di tagliare importanti traguardi economici e sociali, nonostante i tagli imposti dal governo centrale, che negli anni si sono abbattuti come una scure sulle amministrazioni comunali. Non siamo l'amministrazione delle staffette, i miei assessori nominati nel 2013 sono gli assessori ancora in carica nel 2018, questo a testimonianza che l'unica cosa che ha animato la mia amministrazione è stata la voglia di fare e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.